in vari film o videogiochi ambientati in un medioevo più o meno realistico, a volte compaiono armi dal design e dagli usi a dir poco stravaganti. In questo video però non parleremo di armi fantastiche, ma di armi veramente esistite nel medioevo che comunque risultano insolite e a volte quasi assurde. Ve le presenterò dalla meno strana, per così dire, alla più strana di tutte, dunque se volevate scoprire anche voi le vere armi più strane del Medioevo, siete capitati proprio nel posto giusto. Ovviamente tutti sanno che nel Medioevo si usavano le frecce, ma in pochi ricordano una variante specifica di frecce, ovvero le frecce giganti. In molti manoscritti medievali capita di vedere persone che tengono in mano delle frecce giganti e potremmo pensare che sia una rappresentazione di fantasia, invece queste armi esistevano e anzi erano molto usate. Si chiamavano letteralmente dardi da guerra o giavellotti impennati e si usavano appunto come dei giavellotti da scagliare con la forza delle mani. Nei manoscritti medievali queste armi vengono spesso associate a popoli ispanici, a popoli dell'Italia del Sud e a popoli nordafricani. Quindi venivano collegate al mondo islamico, ma in epoca più tarda, ovvero intorno al XVI secolo, verranno attribuite spesso anche agli irlandesi. Nonostante questo, la loro diffusione era probabilmente molto più ampia rispetto agli stereotipi. Infatti questi grandi dardi erano usati anche nella caccia e ovviamente richiedevano una certa abilità da parte del lanciatore. Un modello particolare molto famoso di dardo da lanciare a mano era chiamato plumbata, che significa dardo con un peso di piombo, anche Martio Barbolum, ovvero barbetta di Marte, visto che Marte era il dio della guerra romano. Infatti questa è un'arma di epoca romana che ha una particolare miglioria tecnica però rispetto agli altri dardi da guerra che saranno usati successivamente. Ha un peso di piombo dietro alla punta di metallo che consente una maggiore stabilità nel lancio. Lo storico Vegezio, nel suo trattato sull'arte della guerra, dice che le plumbate si portavano in numero di 5 fissate nella parte interna dello scudo e che delle legioni armate con le plumbate erano state determinanti nelle campagne militari di alcuni grandi imperatori. Il De Rebus Bellicis, che è un altro trattato militare di autore anonimo, descrive anche una variante della plumbata, la plumbata tribolata. Questa sarebbe una plumbata con delle punte applicate sul peso, di cui però non si hanno altre notizie né letterarie né archeologiche. Passiamo a una spada che per il design sembrerebbe proprio un'arma di fantasia, guardate la sua punta biforcuta che non sembra molto funzionale. Invece questa era una vera spada diffusa nel mondo arabo e chiamata Zulfakar. Il nome è un riferimento a una leggendaria spada chiesta da Maometto ad Allah e proprio da questa leggenda nasce lo strano design dell'arma. Probabilmente in origine era intesa semplicemente come una spada a doppia lama, nel senso che era affilata su entrambi i lati, ma poi nel tempo la doppia lama è stata intesa di fatto come la doppia lama sulla punta che vediamo qui. Secondo altre interpretazioni, invece, questa era una forma già usata dai popoli arabi e poi sarebbe stata integrata quindi nella leggenda di Maometto. La maggior parte dei modelli pesa circa 1,5 kg e dunque sono molto leggeri, in più il design, per quanto strano, è abbastanza intelligente. Infatti il buco che vedete tra la biforcazione diminuisce la possibilità della rottura delle due punte. Una delle interpretazioni del nome Zulfakar è spacca vertebre, che la fa suonare come un'arma particolarmente temibile. In realtà gli storici non sono nemmeno del tutto certi se i modelli più complessi siano armi realmente usate oppure portate solo come ornamento, soprattutto in epoche più avanzate, anche perché nel tempo sono diventate simbolo di potere nel mondo islamico. Tra l'altro l'efficacia della Zulfakar non è superiore a quella di altre spade, anche perché tra le due punte potrebbero rimanere incastrati vestiti o armature, rendendo queste armi non sempre molto funzionali. La doppia punta sembra più una scomodità e non apporta grandissimi vantaggi. Visto che stiamo parlando proprio di spade con forme insolite, meritano anche una menzione d'onore quelle spade che sembrano il risultato della fusione tra una spada e un'ascia. Questa tipologia di arma compare in varie opere fantasy e quindi potremmo pensare che sia frutto della fantasia contemporanea, invece è un'arma veramente esistita nella storia. Certo, non è un'arma attestata nel Medioevo, ma in questa forma è esistita veramente tra le tribù africane nel 1800.
anche se quasi sicuramente in questo caso era una spada puramente ornamentale, non una vera arma, visto che spesso i reperti in nostro possesso hanno una lama molto corta e piuttosto fragile. Bisogna ammettere però che solo guardando la sua forma ci verrebbe da ritenerla un'arma incredibile e veramente temibilissima. E in verità, se costruita con dimensioni aumentate e materiali più resistenti rispetto a quelli dei veri reperti storici, è davvero un'arma dall'impatto devastante. Durante gli assedi, nei film o nei videogiochi, si vedono spesso la pece e l'olio bollente, ma in realtà piuttosto veniva utilizzata dell'acqua ad alte temperature. Però c'era un composto chimico più complesso veramente usato nella guerra medievale. Questo era usato fin dall'epoca romana, infatti nell'80 avanti Cristo il generale romano Sertorio creò delle nubi di polvere di calce che erano altamente irritanti per sconfiggere dei popoli ispanici che si erano rifugiati in caverne inaccessibili. Quest'arma chimica è l'ossido di calcio, chiamata anche calce viva, e poteva essere molto efficace nel Medioevo, soprattutto nella guerra navale. Lo scrittore del XIII secolo Egidio di Roma spiega che venivano usati contenitori pieni di calce viva macinata che dovevano essere gettati dall'alto sulle navi dei nemici. I contenitori si rompevano all'impatto e una polvere si alzava nell'aria. Si racconta che nello stesso secolo la marina inglese abbia distrutto una flotta di invasori francesi accecando i nemici proprio con la calce viva. Questa entrava negli occhi delle persone e li irritava così tanto che non potevano vedere. Ovviamente in battaglia non vedere comportava quasi sempre una grandissima situazione di svantaggio. Si pensa anche che la calce viva fosse uno dei componenti del fuoco greco, una famosa miscela bizantina la cui formula è rimasta segreta. Infatti a contatto con l'acqua la calce viva aumenterebbe la sua temperatura oltre i 150 gradi e potrebbe accendere il combustibile. Cominciamo a salire sul podio delle armi più assurde del Medioevo con una delle mie preferite, che sembra proprio solo uno strumento di fantasia, invece è un'arma veramente esistita e anche molto utilizzata. Non ha un nome tecnico preciso, anche se di solito viene chiamata acchiappa uomini, e più che un'arma offensiva, come dice il nome stesso, è un dispositivo per bloccare le persone. Lo scopo principale dell'arma è quello di trattenere una persona afferrandola per il collo con la punta e allo stesso tempo tenerla a debita distanza. È un'arma diffusa in molte culture, ma nel design europeo sfruttava delle molle per chiudersi attorno al collo del bersaglio. L'arma veniva usata in operazioni di pubblica sicurezza, potremmo dire, per esempio su prigionieri o criminali che stavano agendo con violenza e andavano fermati. Ma poteva essere usata anche in battaglia, sia per disarcionare delle persone a cavallo e trattenerle ferme al suolo, sia per catturare soldati nemici a piedi. Catturare invece che uccidere, a differenza di quello che potremmo pensare, era una strategia molto utile nel Medioevo per ottenere dopo la battaglia un riscatto. Quest'arma compare in varie forme leggermente diverse tra di loro. In alcuni casi sembra che sia meno offensiva e che basti solo a bloccare il collo del bersaglio, in altri casi invece ha delle punte che fanno sembrare l'arma immediatamente letale. In realtà gli acchiappa uomini con le punte erano pensati più per la battaglia, dove si volevano catturare dei nemici con armatura pesante, quindi il collo di questi era protetto dal metallo e l'arma non risultava letale neanche in questo caso. Anche se nulla toglie che potesse esserlo se usata direttamente sulla pelle del collo. Per quanto strana, questa è un'arma medievale dal design veramente astuto, tant'è vero che era diffusissima anche in altre culture come in Giappone, dove troviamo il Sasumata. Forse vi sorprenderà sapere che come concetto e come tipologia di arma è una delle poche che è rimasta ancora in uso dal Medioevo, infatti viene utilizzata ancora oggi da alcuni corpi di polizia in giro per il mondo con le stesse funzioni che aveva nel Medioevo. Al secondo posto tra le armi più strane direi che stanno di diritto gli scudi da duello, un'arma che sembra veramente del tutto improbabile, frutto di una fervida fantasia, e invece pure questa è esistita veramente. Gli scudi da duello sono probabilmente una delle armi più sconosciute e strane di tutto il Medioevo, infatti a volte neanche esperti di combattimento medievale o di rievocazioni storiche li conoscono.
C'è da dire innanzitutto che colpire con lo scudo è una tecnica usata fin da quando esisteva il concetto di scudo. Infatti, banalmente, se hai in mano un oggetto che è abbastanza resistente da bloccare il colpo di un'arma, probabilmente farà un danno decente se colpisci il tuo avversario con quello strumento. Ugualmente nella storia gli scudi sono stati spesso dotati di punte e parti contundenti per diventare in parte anche strumenti offensivi. Gli scudi da duello però sono qualcosa di diverso, infatti mentre uno scudo normale usato per forza insieme a un'arma offensiva, questi possono essere usati come unica arma in combattimento. Purtroppo non sono sopravvissuti esemplari reali perché quasi sicuramente il corpo principale dell'arma era fatto in legno, ma per fortuna abbiamo delle fonti che ce ne parlano in maniera dettagliata. La principale documentazione sull'uso di queste armi ci viene dai manuali di Hans Taloffer, che è un mercenario e maestro di arti marziali europee del XV secolo. Dalle descrizioni e dalle spettacolari raffigurazioni presenti nei suoi testi possiamo ricostruire la precisa forma di questi scudi. Avevano delle grosse punte per infilzare su entrambi i vertici, spesso anche degli uncini, sempre per infilzare il nemico o arpionarne il collo e, cosa più importante di tutte, venivano impugnati tramite una barra, ovvero un lungo bastone posizionato sul retro. Questo consentiva di usarli in un gran numero di colpi diversi con un'ampissima versatilità, come potete vedere anche dalla ricostruzione contemporanea a schermo. Però, nonostante non possiamo escluderlo del tutto, è abbastanza improbabile che venissero usati in battaglia. Venivano usati in uno specifico tipo di confronto, ovvero il famoso duello di Dio o duello giudiziario. Questa era una forma di ordalia, ovvero un istituto tipico del diritto germanico, nel quale una contesa giudiziaria veniva risolta attraverso il combattimento tra i due contendenti o i loro campioni. Taloffer fu proprio un maestro, un preparatore in vista dei duelli giudiziari, quindi questo supporta l'idea che gli scudi venissero utilizzati in questo contesto. Le armi da duello sono spesso più stravaganti, tra l'altro, rispetto a quelle usate in battaglia nel Medioevo, perché ovviamente il duello ha regole completamente diverse rispetto a una vera battaglia e vede coinvolti solo due contendenti. Gli scudi da duello erano diffusi soprattutto in Germania, dove ogni località aveva una sua forma specifica e leggermente diversa dalle altre. Alcuni hanno proposto che la loro origine potrebbe essere molto antica e essere collegata a degli scudi quadrati usati anche in precedenza all'interno dei duelli nel mondo germanico. Prima di arrivare al primo posto, merita una menzione d'onore anche un'altra bizzarra tipologia di scudi. Sono quegli scudi con rappresentata sopra una faccia che compaiono in tanti manoscritti. Questi sono un po' un enigma del Medioevo perché non sono arrivati esemplari fino a noi, ma per il numero di fonti in cui compaiono sembrano un oggetto veramente esistito. Forse le facce spesso grottesche e spaventose servivano per incutere timore nel nemico, questa sembrerebbe la spiegazione più sensata, anche se non possiamo dirci certi al 100% che questi scudi siano stati veramente utilizzati in battaglia. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, se secondo la vostra opinione credete che siano esistiti oppure che questa fosse semplicemente una convenzione artistica. E veniamo alla prima posizione con un'altra arma a metà tra lo scudo e l'arma offensiva, ovvero lo scudo lanterna. Se non vi dicessi che questa è un'arma veramente esistita, probabilmente dalla sua descrizione pensereste che sia uscita da una fantasia barocca esagerata. Tra l'altro ha avuto proprio origine in Italia, quindi possiamo vantarci di aver creato la più assurda delle armi medievali. Quest'arma è composta da un piccolo scudo della tipologia chiamata targa, con una punta al centro a cui è agganciato un guanto d'arme. Sul guanto sono a loro volta installate delle piccole lame della tipologia chiamata daga rompispada, che dovevano servire appunto per spezzare la spada del nemico. Se non bastasse, lo scudo stesso ha anche una propria lama di spada. Un'altra arma simile che univa una spada e uno scudo forse è comparsa anche nel Granducato di Moscovia, da cui è chiamata targa russa. Abbiamo detto però che questo Frankenstein delle armi si chiama scudo lanterna, infatti aveva addirittura lo spazio per inserire e portare in giro una piccola lanterna. La lanterna avrebbe potuto garantire al combattente anche la possibilità di fare luce sul nemico di notte o in condizioni di scarsa visibilità, o volendo poteva anche servire per accecare il nemico. La lanterna inserita nello scudo è un'idea già precedente, ma è rimasta famosa in collegamento a quest'arma veramente incredibile per la sua bizzarra complessità e probabilmente per la sua scarsa praticità.
A sua discolpa c'è da dire che è un'arma che compare ormai alla fine del Medioevo, quando le armi da fuoco avevano mandato in pensione tante delle armi tradizionali, sia offensive che difensive. In sostanza è più una dimostrazione di abilità meccanica e di teatralità che una vera e propria arma, infatti molti ritengono che lo scopo principale di questo oggetto era già quello di essere comprato da qualche ricco appassionato di armi strane e dunque di essere un oggetto da collezione non veramente utilizzato su larga scala. Adesso sono curioso di sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate di queste armi, se le conoscevate già e se qualcuna vi ha stupito particolarmente. E scrivetemi nei commenti anche se conoscete altre armi antiche particolarmente strane, sono curioso di scoprirne pure io di nuove. Se avete apprezzato il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e magari consigliatelo ad amici interessati ai tanti aspetti sorprendenti della storia medievale. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!